Nel mio intervento vorrei richiamare l'attenzione dell'Aula su un punto particolare contenuto nel decreto che abbiamo in discussione, ovvero quanto disposto nell'articolo 8, nel comma 1 bis, ovvero l'introduzione del cosiddetto taser come strumento in dotazione delle nostre forze dell'ordine. Io penso che questo sia un punto molto delicato e su cui occorre fare un ripensamento nel valutare se effettivamente rientra intanto negli obiettivi dichiarati del decreto legge, ma ancor più in maniera rilevante se siamo disponibili a introdurre la possibilità nel nostro Stato che le nostre forze di polizia possano utilizzare uno strumento che già Amnesty International e ONU, oltre che singoli stati nazionali, stanno stigmatizzando come uno strumento che, abusato nell'uso, di fatto può condurre fino alla morte oppure comunque essere considerato come uno strumento di tortura. Io qui non mi sto inventando niente, io non so chi di voi, colleghi distratti, poco interessati alla discussione generale come al solito, si è mai imbattuto in qualche video facilmente disponibile su YouTube, è una verifica che si può fare anche adesso, mentre io sto parlando, o magari uscendo, oppure con le cuffiette, di vedere le modalità applicative e gli effetti del taser, che sarebbe questo dispositivo, diciamo una sorta di pistola elettrica, cioè una pistola che con modalità diverse rilascia una fortissima scarica elettrica nei confronti del manifestante, chiamiamolo, perché quello è l'utilizzo a cui sarà destinato il taser se sarà veramente introdotto. Beh, io invito veramente a verificare con i vostri occhi come, soprattutto in molti stati degli Stati Uniti, questo strumento che a parte la ragionevole possibilità di utilizzarlo in quanto arma meno letale rispetto ad un'arma da sparo, viene di fatto utilizzato in maniera abusiva dalle forze dell'ordine, da alcuni membri delle forze dell'ordine evidentemente, cedendo alla facile tentazione di utilizzare uno strumento che è considerato non letale, poi di fatto, soprattutto in una serie di casistica che riguarda soggetti con patologie di tipo cardiaco o portatori di pacemaker o anche sofferenti di epilessia, possono condurre alla morte. Secondo Amnesty International, infatti, dal 2001, l'anno in cui la Taser, una volta per tutte, diciamo che perché si chiama Taser? Taser è l'acronimo della società che produce, una società privata che produce questa pistola elettrica, Thomas A. Swift's Electronic Rifle. Quindi il Taser è prodotto dalla Taser International Incorporated. E secondo Amnesty International, dicevo, da quando è entrata in dotazione nel 2001, i morti taserizzati sono stati 864 e il 90% di questi era disarmato. Parliamo di morti conseguenza diretta o in casi in cui il taser è stato concausa dei decessi. Ancora Amnesty International sostiene che studi medici dimostrano come persone che soffrono di disturbi cardiaci o in particolari stati di alterazione emotiva sotto sforzo possono perdere la vita o riportare gravissime conseguenze se colpiti da quest'arma. Oltre al rischio di un uso eccessivo e gratuito, c'è anche la possibilità di non sapere che si sta colpendo. Ora, nel testo del decreto è previsto che con decreto del Ministro dell'Interno da adottare entro 30 giorni con le dovute cautele per la salute e le incolumità pubbliche secondo i principi di precauzione previa intesa con il Ministero della Salute eccetera eccetera possa essere iniziata e introdotta la sperimentazione della pistola elettrica taser per le esigenze dei propri compiti istituzionali da parte delle forze di polizia. Evidentemente è chiaro che alcun Ministero della Salute, per quanto previdente e per quanto professionale, possa dare indicazioni che poi possano essere rispettate nelle ipotetiche situazioni di emergenza o di scontro per strada dove reparti delle forze dell'ordine chiamate a intervenire per ristabilire l'ordine pubblico. Evidentemente è facile immaginare che utilizzeranno questa pistola taser senza evidentemente avere la possibilità di chiedere al soggetto che si sta per colpire se per caso soffre di qualche
patologie di tipo cardiaco o comunque controindicate per l'utilizzo di questa pistola. A noi del Movimento 5 Stelle sorge anche un dubbio, poiché l'utilizzo sperimentale del taser non è, almeno dalla lettera del decreto che stiamo votando, non è limitato alle sole manifestazioni sportive, ma può essere utilizzato indiscriminatamente in ogni occasione di manifestazioni pubbliche. Allora è forse lecito il sospetto che questa misura venga introdotta, questo strumento venga introdotto in maniera un po' subdola in questo decreto, la cui eterogeneità è stata già oggetto di censura, probabilmente per il timore delle proteste che purtroppo è facile aspettarsi, dovute alle misure lacrime e sangue imposte al nostro Paese dagli ultimi governi. E non è certo casuale che appena si è profilata la possibilità di un'agitazione delle forze di polizia a fronte del blocco dei contratti pubblici, il governo è corso a recuperare 1 miliardo di euro per bloccare ogni cedimento nelle file di coloro che hanno il compito istituzionale di proteggere l'elite e tenere a bada la gente esasperata dai tagli, dai licenziamenti, dal crollo dei salari, dagli sfratti e dall'aumento delle tasse. E allora, signori e gentili colleghe, forse è il caso di ripensare a questa misura, che probabilmente potrebbe non permettere un passo indietro una volta che introduciamo la possibilità dell'utilizzo del taser alle nostre forze di polizia, e che quindi gli emendamenti che sono stati proposti dal Movimento 5 Stelle, mi pare anche dal gruppo misto, volti ad abrogare la norma che introduce in via sperimentale il taser, siano votati favorevolmente, perché quantomeno si possa valutare e possa essere nella consapevolezza di ognuno di noi la responsabilità che ci dovesse assumere nell'autorizzare questo strumento, ripeto, la cui pericolosità è evidente da dati oggettivi e da organizzazioni internazionali. Questo ovviamente è un motivo. Lo stigmatizzare l'introduzione del taser è uno dei motivi che si aggiungono a tutte le altre osservazioni e critiche che saranno poi esposte anche dai miei colleghi del mio gruppo, anche in sede di illustrazione di emendamenti, che ci porteranno molto probabilmente, salvo votazioni emendanti molto migliorative, a un voto sfavorevole sull'intero decreto. Grazie Presidente.